Ciao a tutti amici di xmardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione la tastiera meccanica Phoenix Collection Auture. Appartiene a questo brand californiano Phoenix Collection, il quale ha a catalogo anche altri prodotti abbastanza interessanti. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo una confezione di cartone di colore bianco, nella quale è presente solo il logo dell'azienda e il nome del modello nel lembo di apertura della stessa. All'interno della confezione troviamo un bundle composto da un cartoncino con i ringraziamenti e una mail di supporto in caso di problemi per il prodotto, un adattatore USB 2.0 a PS2. Vedremo nel corso della recensione se questo piccolo adattatore ci darà modo di raggiungere un grado di anti-ghosting maggiore. A seguire un cavo USB rivestito in treccia di tessuto di circa 2 metri di lunghezza, con entrambi i connettori USB e micro USB placcati in oro. Ed infine troviamo la tastiera. Come possiamo vedere, la tastiera ha un design classico ed elegante, colorazione grigio tendente quasi sul metallizzato. Gli unici riferimenti, comunque segni particolari presenti sulla tastiera, sono il logo della Phoenix e i LED di stato per il caps lock e gli altri tasti di blocco. La tastiera adotta un frame esterno in plastica ed un interno in metallo che irrobustisce ovviamente la struttura complessiva della tastiera e quindi anche la solidità e la longevità della stessa. Non troviamo tasti macro, retroilluminazione RGB o comunque un altro tipo di retroilluminazione, ma è una tastiera semplice ed immediata. Non sono presenti nemmeno i tasti multimediali. Per la Phoenix Collection Auture vengono adottati i switch meccanici Brown, come possiamo vedere, e sono gli unici switch meccanici ad essere disponibili per questo modello, almeno in questo momento. Girando la tastiera troviamo un design altrettanto semplice, elegante, caratterizzato semplicemente dai classici piedini in gomma di ridotte dimensioni. Al centro troviamo il sigillo di garanzia ed un piccolo adesivo che ci ricorda altre informazioni. Nella parte superiore della tastiera troviamo il connettore, scusate, micro USB che ci darà modo di collegare il cavo USB in dotazione e poi successivamente al computer per utilizzare la tastiera. Possiamo vedere anche di lato la corsa breve dei tasti, che quindi agevolerà anche in combinazione CRMX Brown la digitazione, sia in utilizzi d'ufficio sia nel gioco, essendo comunque CRMX Brown una buona combinazione tra chi preferisce, cioè una buona combinazione tra switch meccanici adatti alla scrittura e switch meccanici adatti interamente al gioco come i CRMX Red. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com. Con questo è tutto, un saluto allo staff.